Queridos jóvenes, buenas tardes. Cari giovani, buon pomeriggio. Qué bueno volver a encontrarnos. Che bello ritrovarci e farlo in questa terra che ci accoglie con tanto colore e tanto calore. Juntos en Panamá. Riuniti a Panamá, la giornata mondiale della gioventù è ancora una volta una festa di gioia, una festa di speranza per tutta la Chiesa e per il mondo, un'enorme testimonianza di fede. Mi ricordo che a Cracovia alcuni mi chiesero se sarei andato a Panama e io ho risposto, non lo so, ma Pietro di sicuro ci sarà. Pietro ci sarà. Oggi sono contento di potervi dire Pietro è con voi per celebrare e rinnovare la fede e la speranza. Pietro e la Chiesa camminano con voi e vogliamo dirvi di non avere paura, di andare avanti con questa energia rinnovatrice e questa inquietudine costante che ci aiuta e ci sprona ad essere più gioiosi e disponibili, più testimoni del Vangelo. Andare avanti non per creare una chiesa parallela, un po' più divertente o cool, in un evento per giovani con alcuni elementi decorativi, come se questo potesse lasciarvi contenti. Voi non pensate a questo, perché pensare così sarebbe mancare di rispetto a voi e a tutto quello che lo Spirito attraverso di voi ci sta dicendo. Al contrario, vogliamo ritrovare e risvegliare insieme a voi la continua novità e giovinezza della Chiesa, aprendoci a questa grazia dello Spirito Santo che fa sempre una nuova Pentecoste. E questo è possibile solo, come abbiamo vissuto recentemente nel Sinodo, se sappiamo camminare ascoltandoci e ascoltare complementandoci, completandoci a vicenda. Se sappiamo testimoniare annunciando il Signore nel servizio ai nostri fratelli, che è sempre un servizio concreto, non è un servizio fatto così di figurine, è un servizio concreto. Se ci animiamo a camminare, giovani, sempre giovani, come nella storia dell'America, io penso a voi che avete cominciato a camminare in questa giornata, i giovani della gioventù indigena, che sono stati i primi in America e i primi a camminare in questo incontro. Un grande applauso, forte. E anche i giovani della gioventù di discendenza africana, anche loro hanno fatto il loro incontro e ci hanno anticipato. Un grande applauso. So che arrivare qui non è stato facile. Conosco gli sforzi, i sacrifici che avete fatto per poter partecipare a questa giornata. Molti giorni di lavoro e di impegno, incontri di riflessione e di preghiera fanno sì che il cammino sia lo stesso cammino, sia la ricompensa.
Il discepolo non è soltanto chi arriva in un posto, ma chi incomincia con decisione, chi non ha paura di rischiare e di mettersi a camminare. Se qualcuno si mette a camminare, questo è già un discepolo. Se rimani di fermo, hai perso. Comincia a camminare. Questa è la più grande gioia del discepolo, essere in cammino. Voi non avete avuto paura di rischiare e camminare. Oggi possiamo essere in festa, perché questa festa è cominciata già da molto tempo in ogni comunità. Abbiamo ascoltato recentemente nella presentazione delle bandiere che veniamo da culture e popoli differenti, parliamo lingue diverse, usiamo abiti diversi e ognuno dei nostri popoli, ha vissuto storie e circostanze differenti. Quante cose ci possono differenziare, ma nulla di tutto ciò ha impedito che ci potessimo incontrare. Tante differenze non hanno impedito che ci incontrassimo e di stare insieme, di divertirci insieme, di celebrare insieme, di confessare Gesù Cristo insieme. Nessuna differenza ci ha fermati. E questo è possibile perché sappiamo che c'è qualcosa che ci unisce. C'è qualcuno che ci fa fratelli. Voi, cari amici, avete fatto tanti sacrifici per potervi incontrare e così diventate veri maestri e artigiani della cultura dell'incontro. Con i vostri gesti diventate maestri e artigiani della cultura dell'incontro. La cultura dell'incontro è quella che ci fa camminare insieme a partire dalle nostre differenze, ma con un amore per tutti nello stesso cammino. Voi con i vostri gesti, i vostri atteggiamenti, i vostri sguardi, i vostri desideri e soprattutto con la vostra sensibilità, voi smentite e screditate tutti quei discorsi che si concentrano e si impegnano nel creare divisione, quei discorsi che si impegnano ad escludere o a espellere coloro che non sono come noi, come in vari paesi dell'America, diciamo, non sono GSU, cioè quelli come noi. Voi smentite questo? No, tutti sono persone come noi, al di là di queste differenze. E questo perché avete quel fiuto che sa intuire che il vero amore non annulla le legittime differenze, ma le armonizza in una unità superiore. Lo ripeto, il vero amore non annulla le legittime differenze, ma le armonizza in una unità superiore. Sapete chi ha detto questo? Sapete? Lo ha detto Papa Benedetto XVI, che ci sta guardando, gli facciamo un applauso, gli mandiamo un saluto. Lui ci sta guardando in televisione. Un saluto da tutto il Panama a Papa Benedetto. Al contrario, sappiamo che il padre della menzogna, il demonio, lui preferisce sempre un popolo diviso e litigioso. Lui è il maestro della divisione e ha paura di un popolo che impara a lavorare insieme. E questo è un criterio per distinguere le persone, i costruttori di ponti e i costruttori di muri. Questi costruttori di muro che, seminando paura, cercano di dividere
e di impaurire le persone. Voi invece volete essere costruttori di ponti. Cosa volete essere? L'avete imparato bene, mi piace. Voi ci insegnate che incontrarsi non significa mimetizzarsi, né che tutti pensano la stessa cosa o vivere tutti uguali facendo e ripetendo le stesse cose. Questo lo fanno i pappagalli. Incontrarsi vuol dire avere il coraggio di fare un'altra cosa, è entrare in questa cultura dell'incontro, è una chiamata, è un invito, avere il coraggio di mantenere vivo questo insieme, il sogno comune. Abbiamo tante differenze, parliamo lingue differenti, tutti ci vestiamo in modo diverso, ma per favore cerchiamo di avere un sogno in comune, e questo sì, lo possiamo fare, e questo non ci annulla, ma ci arricchisce. Un grande sogno, un sogno capace di comunicare a tutti. Questo sogno per il quale Gesù ha dato la vita sulla croce, e lo Spirito Santo si è riversato e ha marchiato a fuoco il giorno di Pentecoste. Nel giorno di Pentecoste il cuore di ogni uomo e di ogni donna, nel tuo e nel mio cuore, nel mio cuore, nel tuo cuore, anche nel tuo. E questo nella speranza che trovi spazio per crescere e svilupparsi. Un sogno chiamato Gesù, seminato dal Padre, Dio come Lui, inviato dal Padre, con la fiducia che crescerà e vivrà in ogni cuore. Un sogno concreto che è una persona che scorre nelle nostre vene, che fa trasalire il cuore, lo fa sussultare ogni volta che ascoltiamo: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli. Come si chiama il nostro sogno? Non sento. Va bene. Un santo di queste terre, ascoltate questo, un santo di queste terre amava dire: il cristianesimo non è un insieme di verità da credere, di leggi da osservare o di proibizioni. Il cristianesimo visto così risulta ripugnante. Il cristianesimo è una persona che mi ha amato tanto, che desidera e chiede il mio amore. Il cristianesimo è Cristo. Diciamolo insieme: il cristianesimo è... Un'altra volta. È Cristo. È portare avanti il sogno per cui Lui ha dato la vita, amare con lo stesso amore con cui Lui ci ha amati. Non ci ha amato a metà, non ci ha amato un pochino, ci ha amato totalmente. Ci ha colmati di tenerezza, di amore, e ha dato la sua vita. Ci domandiamo: che cosa ci tiene uniti? Perché siamo uniti? Che cosa ci spinge a incontrarci? Sapete cos'è? Quello che ci mantiene uniti è la certezza di sapere che siamo stati amati con un amore profondo, che non vogliamo e non possiamo tacere, un amore che ci provoca a rispondere nello stesso modo, con amore. È l'amore di Cristo che ci spinge.
Vedete, un amore che unisce, è un amore che non si impone, che non schiaccia, è un amore che non emargina, che non mette a tacere e non tace, un amore che non umilia e non soggioga, è l'amore del Signore, un amore di tutti i giorni, discreto, rispettoso, amore di libertà e per la libertà, un amore che guarisce ed eleva, è l'amore del Signore che sa più di risalire, di risalite che di cadute, di riconciliazione che di proibizione, di dare nuove opportunità che di condannare, di futuro che di passato. È l'amore silenzioso della mano tesa nel servizio e nel donarsi, è l'amore che non si vanta, che non fa la parte del pavone, l'amore umile, che si dà agli altri, sempre con la mano tesa. Questo è l'amore che ci unisce. E vi chiedo, credi in questo amore? E faccio un'altra domanda. Credi che questo amore vale la pena? Gesù una volta ha fatto una domanda a una persona, ha fatto una domanda a Gesù e lui ha chiesto, allora gli ha risposto: se tu credi in questo va e fai lo stesso. Nel nome di Gesù io vi dico andate e fate lo stesso, non abbiate paura di amare, non abbiate paura di questo amore concreto, di questo amore che ha tenerezza, di questo amore che serve, di questo amore che dà la vita. E questa è stata la stessa domanda e lo stesso invito che ha ricevuto Maria. L'angelo le domandò se voleva portare questo sogno nel suo grembo, se voleva renderlo vita, renderlo carne. E Maria aveva l'età di tanti di voi, l'età di tante ragazze come voi. E Maria ha detto: ecco, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Chiudiamo gli occhi, tutti noi, e pensiamo a Maria. Non era stupida, sapeva quello che sentiva il suo cuore, sapeva che cos'era l'amore e ha risposto: ecco la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. In questo momento breve di silenzio, in cui Gesù dice a ognuno, a te, hai coraggio? Vuoi? Pensa a Maria e rispondi: voglio servire il Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Maria si animò a dire sì. Maria ha saputo dire di sì, ha avuto il coraggio di dare vita al sogno di Dio. E questo è quello che oggi ci chiede: vuoi dare carne col tuo sguardo, con i tuoi piedi, col tuo cuore al sogno di Dio? Vuoi che sia l'amore del Padre che ti apre nuovi orizzonti e ti porti per sentieri mai immaginati e pensati, sognati o attesi, che rallegrino e facciano cantare e danzare il tuo cuore? Allora dobbiamo trovare il coraggio di dire all'angelo come Maria: eccoci, siamo i servi del Signore, avvenga di noi. Non rispondete adesso, ognuno risponda nel suo cuore. Ci sono domande a cui si può rispondere solo in silenzio.
Queridos jóvenes, cari giovani, lo más esperanzador de esta jornada, la maggiore fonte di speranza di questa giornata non sarà un documento finale, un programma da eseguire o una lettera, un documento concordato, no. Quello che darà più speranza in questo incontro saranno i vostri volti e una preghiera. Questo darà speranza. Con il volto con cui voi tornerete a casa, con il cuore convertito con cui tornerete a casa, con la preghiera che avete imparato a dire, con questo cuore trasformato. La cosa che dà più speranza in questo incontro saranno questi volti, questa preghiera. Ognuno tornerà a casa con la nuova forza che si genera ogni volta che ci incontriamo con gli altri e con il Signore, pieni di Spirito Santo per ricordare e mantenere vivo quel sogno che ci fa fratelli e che siamo chiamati a non lasciar congelare nel cuore del mondo. Dovunque ci troveremo, qualsiasi cosa staremo facendo, potremo sempre guardare in alto e dire: Signore, insegnami ad amare come Tu ci hai amato. Volete ripeterlo con me? Signore, insegnami ad amare come Tu ci hai amato. Signore, insegnami ad amare come Tu ci hai amato. Più forte. E dato che vogliamo essere buoni ed educati, non possiamo concludere questo incontro senza ringraziare. Grazie a tutti coloro che hanno preparato con grande entusiasmo questa giornata mondiale della gioventù. Grazie, grazie a tutti. Grazie per aver avuto il coraggio di costruire e di ospitare, per aver detto di sì al sogno di Dio di vedere i suoi figli riuniti. Grazie a Monsignor Ulloa e a tutti i suoi collaboratori per aver aiutato a far sì che oggi Panama questa equipa che ha aiutato a fare in modo che Panama sia oggi non solo un canale che collega i mari, ma anche un canale in cui il sogno di Dio continua a trovare altri piccoli canali per crescere, moltiplicarsi e irradiarsi in tutti gli angoli della terra. Amici, amici e amiche, Gesù vi benedica, ve lo auguro con tutto il cuore, che Santa Maria l'Antigua vi accompagni sempre, si prenda cura di voi, perché tutti possiamo dire senza paura, come lei: eccomi, avvenga di me. Grazie.